Quello di dopodomani, sì. Le notizie del TG Ora: due uomini, uno di Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento e l'altro di San Felice a Cancello in provincia di Caserta, sono stati arrestati nell'ambito delle indagini della Procura della Repubblica di Benevento in merito all'omicidio di Giuseppe Matarazzo, il pastore di 45 anni di Frasso Telesino, ucciso con due colpi di pistola lo scorso 19 luglio dinanzi alla sua abitazione. Il pastore fu ucciso la sera del 19 luglio scorso, a distanza di un mese dal momento in cui era uscito dal carcere, dopo aver scontato una condanna a 11 anni e 6 mesi perché riconosciuto responsabile di abusi su una ragazza quindicenne che il 6 gennaio del 2008 si era tolta la vita impiccandosi ad un albero. I due uomini sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Benevento. Sono complessivamente 9, compresi i 3 interisti già in carcere, gli indagati per gli scontri di mercoledì sera a Milano prima della partita Inter-Napoli. Per tutti l'accusa di rissa aggravata e lesioni ai danni dei tifosi napoletani accoltellati. Si indaga intanto per identificare il guidatore del SUV che ha investito e ucciso un ultras interista. L'uomo, un 39enne del Varesotto, aveva una ditta in Ticino. L'inchiesta ha intanto permesso di stabilire che l'attacco contro i veicoli che trasportavano i tifosi partenopei avvenuto a un paio di chilometri dallo stadio di San Siro è stato un vero e proprio agguato. Il questore di Milano Marcello Cardona ha definito quanto accaduto un'azione squadrista che è stata compiuta in modo ignobile. Oltre 100 ultras hanno infatti aggredito i partenopei con bastoni, spranghe, roncole e coltelli. Una vasta operazione denominata Confine Illegale è stata eseguita dalla Guardia Costiera a Torre Annunziata in provincia di Napoli. I militari hanno controllato numerosi esercizi commerciali della zona, sequestrando 11 tonnellate di cozze, vongole e altri frutti di mare, considerati pericolosi per la salute dei consumatori, che sarebbero finiti sulle tavole dei cittadini per il cenone di Capodanno ormai alle porte. I prodotti ittici sequestrati erano scaduti, avariati oppure privi delle indicazioni di provenienza e tracciabilità previste dalla normativa vigente. Gli uomini della Guardia Costiera hanno riscontrato reati quali frode nell'esercizio, nel commercio, introduzione di prodotti ittici sotto misura provenienti da zone di cattura estera non consentite, elevando sanzioni amministrative ai titolari di diversi esercizi commerciali. Le operazioni della Guardia Costiera, coordinate dalla Direzione Marittima della Campania, mirate a salvaguardare la salute dei consumatori, soprattutto in vista di Capodanno, continueranno anche nei prossimi giorni. I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno arrestato in flagranza di furto un 57enne di origini napoletane che, spacciandosi per un avvocato di una compagnia assicurativa, era riuscito a farsi consegnare da un 90enne 3.900 euro in contanti. Grazie a un'immediata richiesta di intervento al 112, i carabinieri hanno arrestato il falso avvocato che è finito in carcere e recuperato tutto il denaro subito restituito al denunciante. È stato sfiduciato il sindaco di Casoria, in provincia di Napoli, del PD Pasquale Fuccio. 14 consiglieri comunali hanno infatti firmato dal notaio la sfiducia al primo cittadino di Casoria. L'atto è stato anche protocollato al comune e inviato al prefetto, che nelle prossime ore dovrà inviare un commissario per gestire l'ente locale fino alle prossime elezioni, che si terranno in primavera in concomitanza con il voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Avrebbe dovuto alleggerire la rete dell'emergenza, invece l'ospedale del Mare ieri è andato in tilt a causa di un sovraffollamento record di pazienti. Per la prima volta dalla sua apertura, a metà dello scorso settembre, a mezzogiorno di ieri, dopo una notte difficile, il nosocomio ha inviato una richiesta ufficiale all'ASL Napoli 1 per attivare l'unità di crisi a seguito dell'impossibilità di collocare i pazienti nei reparti di degenza e a fronte della difficoltà a gestire con le attuali esigue forze in servizio al pronto soccorso l'eccezionale sovraccarico lavorativo. Con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora. Sabato 28 dicembre 2019.